Iniziamo con un leggero ritardo la nostra chiacchierata. Il nostro non è un vero momento seminario di analisi, perché come sempre è una chiacchierata che noi facciamo e scambiamo le nostre impressioni con le vostre, perché non abbiamo avuto il tempo materiale per poter fare un'analisi accurata e importante. Credo che questa chiacchierata in qualche modo però cercherà di mettere in luce una serie di punti. Il mio compito è quello di dare la parola e di ringraziare tutti coloro, gli invitati e comunque i presenti, per essere qui a chiacchierare con noi. Ora, io faccio delle brevissime considerazioni iniziali. Questo è un incontro che noi facciamo ormai da più di 40 anni. Di artigianato, 40 anni di artigianato. Da più di 40 anni, l'altra volta mi invitarono in Rai, mi fecero vedere le trasmissioni che la Rai aveva ripreso di commento del voto di veramente 35 anni fa. Quindi eravamo tutti diversi. Eravamo tutti diversi. Su quel tavolo molti non c'erano più, sì. Alcuni non c'erano più. Loro forse non erano nemmeno nati, alcuni dei ragazzi non erano nemmeno nati. Allora, posto questo, noi ci troviamo qui a commentare una elezione regionale, e quindi a commentare il voto calabrese, ma sarà inevitabile qualche piccola comparazione anche con la situazione, diciamo, emiliano-romagnola. È inevitabile, proprio come nella differenza, per capire e comparare nella differenza alcune cose che probabilmente potrebbero esserci utili. Allora, innanzitutto, quindi una brevissima premessa, c'è sempre dentro, soprattutto queste campagne elettorali, questi meccanismi, c'è dentro una convinzione che poi è stata accentuata in quest'ultimo anno, ed è la convinzione che c'è una politica cattiva e una società buona. La cosa è, io personalmente credo che, non credo, sono certo, che in verità la politica non è soltanto che una delle facce della società importanti e esprime tutti i problemi che la società esprime. Quindi, primo, è un aspetto che è abbastanza importante, proprio perché è bene chiarire che in un sistema come il nostro spesso si corre il rischio di questo. Poi i meccanismi di comunicazione oggi sono così diversi da una volta che inevitabilmente ci portano a crearci delle opinioni che dopo un po' di tempo cambiamo, no? Crearci opinioni a causa di una comunicazione intensa che o ci porta al livore o ci porta al trasformismo più bieco. Quindi vediamo, allora, primo aspetto che io voglio sottolineare, poi zitto e passo immediatamente la parola al professor Cersotti, che è il primo in lista, se non ho la lista. Roberto che parlerà per secondo. Io voglio far prendere una bellissima considerazione, che parte, la prima considerazione ha a che fare proprio con un meccanismo di comparazione con la situazione dell'Emilia Romagna, non tanto nel risultato, era assolutamente scontato e qualche volta per l'Emilia Romagna un po' sofferto, ma abbastanza prevedibile.
questo quadro. Per la Calabria molto più prevedibile, perché il meccanismo era evidente. Cioè noi ci siamo trovati, già partendo da coloro che hanno votato, cioè in Emilia Romagna questa elezione ha portato una grande mobilitazione ad aumentare quasi, diciamo, di 30 punti percentuali, i votanti, cioè quasi raddoppiati. In Calabria siamo rimasti praticamente allo stesso livello. Ed è interessante questo aspetto. Primo aspetto è questo che volevo farvi notare. In verità è un dato che nella stanza, a che cosa è dovuto questo? Non siamo riusciti a creare una mobilitazione come quella, diciamo, le vecchie elezioni europee davano l'Emilia Romagna fortemente perdente. Politiche, le elezioni europee davano la destra vincente. Invece lì c'è stato un discorso rapportato alla differenza fondamentale di un'elezione che ha uno spazio regionale, quasi territoriale. In Emilia Romagna si è riusciti a creare un meccanismo di mobilitazione. E allora lì, e in Calabria no. Perché? Io una spiegazione volevo porla, la vostra attenzione. E poi mi sto zitto. Vedete, lì è un problema che ha a che fare con una cultura. Cioè, noi oggi abbiamo un sistema che cerca di omologarci nei comportamenti politici, anche in antitesi. Il meccanismo della comunicazione, ma vedete, c'è un dato che è molto importante. La storia dell'Emilia Romagna è una storia di partito e integrazione di massa. L'Emilia Romagna ha avuto un radicamento fortissimo, in quest'ultima fase ha perso molte delle sue radici, ma queste radici, questa cultura non è scomparsa, è rivitalizzata, è venuta fuori. Dentro questo, in Calabria il partito di integrazione di massa non l'abbiamo mai avuto. Cioè in Calabria esattamente accadeva c'era un meccanismo dove i grandi portatori di consenso competevano soprattutto all'interno dei partiti. La competizione era interna ai partiti, su chi era eletto: la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista un po' meno, ma rispetto a questo, però io quando dico in Calabria non c'è stato per l'integrazione di massa, non dico che non ci sono state esperienze di partito di massa, qualche esperienza di partito di integrazione c'è pure stata, ma mediamente la cultura, la trasmissione tra generazioni e la cultura tipica del partito di integrazione di massa, che è un partito che è radicato socialmente, è un partito che, vedete, il grande processo che sta dentro un partito di integrazione è la capacità educativa che viene giocata all'interno dei partiti politici ed è giocata come trasmissione dei bisogni che vengono in qualche modo acquisiti e riproposti. È tipica dai territori, dalle sezioni, dalle cellule, da quello che volete. Non è accaduto mai così in Calabria. In Calabria la competizione è sempre avvenuta. Cioè la Calabria è un partito che per certi versi ha preceduto il sistema politico moderno, perché ha immediatamente introdotto un meccanismo di competizione che è quello che ci ritroviamo ancora oggi. Vedete, e finisco, noi abbiamo un 44% dei voti che ha le scorse elezioni politiche sembrava portarci alla rivoluzione, e questo stesso 44% dei voti, con pochissime variazioni reali, ci ha portato a quella che può sembrare la restaurazione di un cammino normale, cioè di quello che accade ai sistemi regionali calabresi, che di periodo in periodo cambia la maggioranza. Sempre stato così. Una maggioranza non regge, perché governare la Calabria è difficile. Perché governare questo sistema è difficile. Perché il processo organizzativo e amministrativo è difficile. Perché è evidente,
senza una capacità di mobilitazione, senza una società che si mobilita per la politica a livello di causa, oggi il voto che noi troviamo o è un voto di pancia, di rancore, o è un voto di interesse. Ma dentro questo quadro, questo a me pare il contesto all'interno del quale noi ci siamo collocati. Io chiudo e passo la parola a Roberto De Luca.